E Khaled è stato arrestato, sicuramente inizialmente è stato sottoposto a una misura che da noi valuteremo come precautelare, cioè in attesa comunque di giungere al cospetto di un giudice. E quando effettivamente si è tenuta questa udienza, che sembrerebbe essere un'udienza paragonabile alla nostra udienza di convalida, è stato deciso il suo trattenimento. E attualmente quello per cui da precautelare è diventata una vera e propria misura cautelare. Adesso, diciamo, le autorità hanno tempo 30-45 giorni per individuare un'ipotesi d'accusa da sottoporre a un giudice, per cui istruire un vero e proprio processo. Qualora non dovessero riuscire, per cui diciamo, ad acquisire le prove necessarie in termini indiziari, una provvista indiziaria utile per poter effettivamente esercitare un'azione penale, dovrebbero liberarlo, salvo che sappiamo che in Israele non esiste solo una detenzione penale, diciamo, che consegue a un processo penale, ma bensì anche una detenzione amministrativa, a meno che lo Stato di Israele non decida di trasformare, tramutare questa detenzione penale in una detenzione amministrativa, con le conseguenze che più o meno sappiamo, ovvero la possibilità di protrazione in 6 mesi e 6 mesi senza una conclusione. È una misura di prevenzione, Israele la considera tale, per cui è una misura di prevenzione di natura detentiva che ha come presupposto ragioni di sicurezza nazionale, non è necessario formulare un'accusa, non è necessario portare elementi di prova a sostegno, non è necessario rendere ostensibile a un avvocato o al detenuto stesso un fascicolo attraverso il quale dimostrare la fondatezza di questa ragione di sicurezza nazionale. È sostanzialmente uno stato in cui un soggetto è detenuto senza sapere assolutamente la ragione per cui è sottoposto a quel trattenimento. Ma ciò che certamente stride maggiormente e per cui l'appello, se si può avanzare un appello alle autorità italiane, è quello di agire immediatamente, è che in Israele a Khaled non vengono garantiti quei diritti che da noi invece rappresentano elementi centrali per poter affermare che un processo sia equo. E Khaled non ha potuto ancora confrontarsi con un fascicolo per cui capire quali sono gli argomenti attraverso i quali è stato posto in custodia cautelare, non è riuscito a parlare con un avvocato, non ha possibilità di incontrare i familiari, e compare di fronte a dei poliziotti che lo interrogano in una saletta di un carcere senza la presenza di alcun difensore, cioè quelle che sono, diciamo, quelle norme che nel nostro ordinamento giuridico, ma anche a livello della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, oppure per quello che è il Comitato, meglio quelli che sono, diciamo, quegli accordi internazionali stipulati in sede di Nazioni Unite che fanno sì che un soggetto sia sottoposto a un trattamento legittimo, almeno per quelli che sono i criteri consolidati nei paesi occidentali, paesi di tradizione liberale, in realtà a Khaled non vengono riconosciuti. Beh, la necessità che il governo si attivi immediatamente è proprio determinata dal fatto che c'è un cittadino italiano a cui viene sottoposto a un procedimento penale senza che quelle garanzie vengano rispettate. Speriamo che il ministro Nordio, assieme altri componenti del governo che hanno chiaramente una competenza in materia, possano attivarsi e determinare quel peso specifico che certamente l'Italia riveste in sede della comunità internazionale nei confronti dell'alleato israeliano affinché questa situazione possa concludersi nel migliore dei modi.